Il primo prodotto di oggi è la borraccia filtrante Grail, a grande richiesta dovrei dire. Beh, diamo il benvenuto anche a questo nuovo marchio. Grail produce borracce filtranti e sono disponibili in due misure: la GeoPress, quella più grande, e la UltraPress, quella un po' più sottile. Il funzionamento è lo stesso, ci sono alcune differenze, ora ce le guardiamo insieme. Va bene, il tappo ce l'hanno tutte e due. E anche questa parte qui. La Grail, rispetto alle borracce che funzionano filtrando sorso per sorso, ha un pistone che consente di filtrare in un'unica volta tutto il carico d'acqua. Il pistone è dotato di un filtro che si svita e dura un sacco di tempo, dura un sacco di litri d'acqua. Tutti i dettagli li trovate su backpacco.it, ma io sono sempre restio a dirvi quanta acqua potete filtrare con un filtro, perché dipende dal tipo di acqua che avete filtrato fino a quel momento. Una cosa è certa: quando diventa davvero difficile azionare il filtro in tutte le borracce, è ora di cambiarlo. Bene, questo è il filtro e lo trovate, è ovvio, su backpacco.it. E dunque, quello che dovete fare è avvitarlo per bene, vi dà un bel segnalino acustico con un clic quando è arrivato. Questo è il contenitore, si mette l'acqua qui dentro. Il bordo inferiore è siliconato e gommato, è una gomma bella tosta, perché? Così come lo è questa parte dell'impugnatura. Beh, perché quando vi trovate a fare la pressione, ora non posso farlo qui al barpacco, è un po' scomodo, dovrei fare così, ma non è verosimile fare in questo modo qui, non è reale. Quello che si fa è si mette a terra e da terra, come se stesse facendo un massaggio cardiaco, spingete con il peso, piano piano l'acqua viene filtrata e passando attraverso il filtro raggiunge la zona pulita, che è quella che vedete adesso qui dentro. Quindi riepilogando: acqua sporca, filtro a pressione e l'acqua rimane pulita da questa parte. Quindi posso sia bere al momento tutta l'acqua che mi serve, che ovviamente versarla. Beh, non c'è neanche bisogno di mettere il tappo, ma se ho altre borracce posso tranquillamente travasarla e ricaricarla per me, per gli amici, magari anche farmi pagare. No, vabbè, non si fa, non fate queste cose, dai. Allora, il tappo è bellissimo, gommato. La differenza tra la GeoPress, questa più grande, e la UltraPress, beh, due differenze fondamentali a parte le dimensioni. Maniglietta pieghevole per la UltraPress e il tappo che è removibile completamente. Invece la GeoPress c'ha questa cosa che mi piace tantissimo, del tappo che è sempre bloccato, sempre collegato. Beh, chi fa outdoor lo sa, questa è una cosa non banale, questa è una cosa che a volte torna davvero utile, il tappo vincolato che evita appunto di perderlo, e a me questa cosa piace parecchio. In più c'è questa puntina fluorescente qui che mi piace da impazzire, arancione, che vi devo dire. Differenza, un'altra differenza ovviamente, oltre alle dimensioni, è che qui abbiamo la maniglietta pieghevole e qui è fissa. Tutte le specifiche sull'utilizzo, sulla manutenzione, sui filtri di ricambio che trovate in confezioni di questo tipo, sempre disponibili su backpacco.it, beh, tutte queste informazioni le trovate linkate qui sotto nella fantastica pagina di questi prodotti sul sito. Che vi devo dire? Io ho preso subito una GeoPress perché è massiccia. Mi piace da morire, è tosta. Poi però ho preso anche una UltraPress per tutte quelle occasioni dove magari, ecco, uscite urbane, vado in città, ho smesso di comprare bottigliette d'acqua in giro. Quindi ho una borraccia Water to Go, ho una Grail, mi porto sempre una borraccia filtrante, non compro più l'acqua in giro, non distribuisco plastica, non ho la seccatura di pagarla pure troppo certe volte. Acqua dei rubinetti, acqua delle fontane, acqua dei peggiori bar di Caracas e poi una bella filtrata ed è pronta da bere.